Due cortometraggi dimostrano che girare film è un'attività viva e prolifica anche in Abruzzo. Dalla produzione alla regia, infatti, gli artisti che si celano dietro Corpo e Pasolini, Poesie e Sangue sono tutti abruzzesi. Sono due percorsi paralleli ma differenti fra loro. Parliamo di un cortometraggio di un giovane autore abruzzese che è riuscito a approdare al Ministero dei Beni Culturali, sezione cinema, con un'audizione molto selettiva, prendono pochissime opere. La sceneggiatura e il soggetto sono piaciute molto e hanno deciso di insignirlo dell'interesse culturale nazionale, che è la cosa più importante che si possa attribuire a un film. Sono molto contento per il giovane autore, perché questo gli ha dato la forza di potersi confrontare dopo per lui per la prima volta con un set professionale e quant'altro, con una regista, con un'attrice professionista come Tiziana Bagatella, e quindi è stata una grande scuola per lui, una grande opportunità. Per me seguire tutto come produzione è stato altrettanto interessante. Corpo è un girato pieno di suspense, che parte dall'inquietante ritrovamento di un cadavere per poi dimostrare nelle contraddizioni della psiche umana che non tutto è sempre come appare. Il film ha già ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Flaiano per scrittura e immagine. Alla fine si scopre cosa realmente stiamo raccontando. Per buona parte del racconto chiaramente si ha un'impressione completamente diversa, e mi fermo qui proprio per non fare spoiler. È un principio che poi regola il funzionamento di molti cortometraggi, perché si monta in qualche maniera una tensione verso la scoperta che poi si risolve soltanto nella conclusione del lavoro. Il corto cerca di, in qualche maniera, cerca di far entrare il pubblico in quella che può essere la percezione, ecco perché parliamo del cadavere, per spiegare poi come questo problema mentale in realtà agisca e come vada a trasformare quella che è la percezione dell'individuo. Riuscire a trovare una chiave che fosse il più possibile fruibile non è stato semplicissimo, però è stata una bella sfida, è stata una bella sfida di scrittura, è stata una bella sfida anche poi di regia, quindi valsa comunque la pena affrontarla per quella che era, perché poi sempre, come dire, dalle sfide nascono alla fine le soddisfazioni più importanti, secondo me. Anche Pasolini, Poesie e Sangue ha già ricevuto il plauso della critica. Il film scaturisce da un'inchiesta giornalistica e si propone di far luce su alcune ombre che ancora oggi aleggiano sulla morte del celebre scrittore Pierpaolo Pasolini. Abbiamo depurato quell'indagine a tutte le scorie, le invenzioni, le creazioni, le assurdità che sono state dette in questi anni, cioè tutte le piste sostanzialmente indimostrabili, e alla fine abbiamo proposto una spiegazione e i nomi di tre persone presenti quella notte, oltre a una ricostruzione molto precisa della dinamica dell'aggressione a Pasolini, nella quale siamo andati ad individuare e a spiegare alcuni elementi che non erano stati o individuati o spiegati precedentemente. Pasolini, Poesie e Sangue è un prodotto sperimentale, fortemente voluto da me e il regista e autore Fabio Sanvitale. Si è distinto per una serie di scelte tecnico-narrative che utilizzano molto la computer grafica 2D per narrare un elemento e una vicenda molto importante. La innovazione tecnologica andava di pari passo con l'innovazione investigativa da parte del criminologo Fabio Sanvitale e dell'autore del libro Palmegiani, perché hanno praticamente riaperto il caso, per cui c'è stato questo parallelismo fra l'innovazione tecnologica e l'innovazione investigativa. Dopo aver sbancato a festival e concorsi, i due film saranno radati in pasto al grande pubblico, a partire proprio dai telespettatori abruzzesi.